Bella a tutti ragazzi, allora oggi ci troviamo qui, sempre al promontorio di Capocolonna. Oggi parliamo di area marina protetta, ci facciamo un giro qua, andiamo. Allora, ci troviamo in piena area marina protetta Capo Rizzuto. Un'area marina protetta che si estende per 15.000 ettari. Pensate quanto può essere grande, quindi. Un ettaro equivale a circa un campo da calcio, quindi sono 15.000 ettari di estensione. E di lunghezza della fascia chilometrica sono più di 40 km. L'area marina più grande d'Italia è una delle più grandi del Mediterraneo. Area marina protetta che si estende quindi da qui, Capocolonna, arrivando fino a dopo Le Castella, Praia Longa. Si suddivide in tre fasce, zona A, B e C. Zona A, riserva integrale, quindi di massima protezione. Qui non ci si può fare nulla, ragazzi, né il bagno, né pesca, né snorkeling. Qua non ci si può fare nulla. Sono tre aree e corrispondono ai tratti di mare circostante Capocolonna, Capo Cimiti e Capo Bianco. In queste aree è previsto un regime di tutela estremamente rigido. Il perché è molto semplice, ragazzi, perché nei fondali di queste zone qua ci sono dei reperti archeologici e c'è anche una fauna e una flora marina molto delicata. Zona B, di riserva generale, e comprende il tratto di mare che va da Capo Donato fino al limite est di Barco Vercillo. In quest'area, ragazzi, sono consentite le attività di balneazione e anche le visite guidate subacquee, ma comunque sono vietate tutte quelle attività che possono rovinare questo magnifico luogo, tipo la pesca subacquea. Esiste infine una zona C, di riserva parziale, e comprende il residuo tratto di mare, quello all'interno del perimetro dell'area marina protetta, e qui sono consentite le attività previste per la zona B. Pensate, ragazzi, che qua sotto, sotto l'acqua, qui è pieno di posidonia oceanica, che al contrario di quello che si può pensare, la posidonia oceanica non è un'alga, ma bensì una pianta a tutti gli effetti, ed è il polmone verde del Mediterraneo. È un bioindicatore, quindi vuol dire che dove c'è posidonia oceanica le acque, diciamo, sono buone, sono pulite. E qui ce n'è veramente tantissimo qua, tantissimo, c'è una prateria qui. Il mare è un po' agitato, diciamo. Ovviamente siamo anche a febbraio, per cui non è che si può vedere tantissimo in questo periodo. Andiamo a vedere. E a proposito di posidonia oceanica, come possiamo non menzionare l'ippocampo, il cavalluccio marino, o il tordo verde, maestro di mimetizzazione? L'incredibile metamorfosi della donzella pavonina, che nasce femmina per poi subire una metamorfosi e diventare maschio in età adulta. O la boneglia. Ma quanto cazzo è strano questo essere, pensate, nasce asessuato trascorrendo la prima parte della sua vita come larva e quando arriva il momento si viene risucchiato da una proboscide di femmina, come nella foto che vedete qui, diventa maschio, un esserino di pochi millimetri che vive al suo interno, altrimenti se questo non avviene diventa una femmina. Ma che cazzo! Le tartarughe caretta caretta, che ogni anno vengono qui a deporre le loro uova. Pensate, queste tartarughe, dopo che nascono, fanno il giro del mondo e poi, quando è il tempo di nidificare nuovamente, ritornano nel punto in cui sono nate. Fantastiche! E poi ancora il pomodoro di mare, il pesce peperoncino, il pesce scerrano, la patella ferrosa, specie protetta. Insomma, tantissime altre specie, alcune delle quali scoperte grazie al mio amico ittico Luigi Romano, che di flora e fauna marina ne sa un botto. Link in descrizione al suo canale, raga. Quindi, ragazzi, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Venite qua a Capocolonna, ma non come turisti, come ospiti.